Nel pomeriggio di ieri, domenica, tolti i gazebo delle associazioni, il corso si può dire si sia svuotato per riempirsi poi solo verso il tardo pomeriggio. Dal punto di vista ecologico, la domenica senza auto ha funzionato, a parte qualche scooter e alcune bici elettriche anche a velocità sostenuta che non inquineranno ma possono diventare pericolose, le auto sono state bloccate ai varchi dalle transenne e dai volontari ADA che li presidiavano. Dal punto di vista attrattivo non si può dire però la stessa cosa, una buona parte dei negozi sono rimasti chiusi, seppur illuminati, i pochi che hanno tenuto aperto hanno quindi potuto contare su un'affluenza probabilmente ridotta rispetto alle aspettative, sono rimasti chiusi anche una buona parte dei baccari in Riva Vena. Il corso lasciato libero e non transitabile per la domenica ecologica non è stato probabilmente sfruttato al massimo, solo al mattino con i gazebo delle associazioni di volontariato. Chi è giunto in corso ha avuto modo di incontrare qualcosa di diverso e solo per una parte del corso. Il pomeriggio non è stato invece pensato nulla per dare un motivo alle persone di giungere in centro a Chioggia. L'amministrazione ha dimostrato che spendendo poco si riescono a mettere in campo iniziative che riescono ad attrarre. In base a questo è stato un peccato non sfruttare al massimo una giornata che ha reso pedonalizzato tutto il corso. Solitamente la domenica ecologica si trasforma in una giornata di festa, durante la quale si può realizzare ciò che non è possibile fare quando passano le auto. Ieri lo si è fatto in modo solamente parziale.